festeggia comunque, fino a che ci sarà un solo lavoratore, si festeggia nonostante sia impossibile fare oggi una stima esatta della disoccupazione in provincia di Salerno, anche perché i 30.000 iscritti nelle liste di disoccupazione sono solo una minima parte dei senza lavoro. Ci sono poi gli scoraggiati, i cassintegrati, i giovani. In totale si ipotizza che sia il 30% complessivo la disoccupazione nella nostra provincia, numeri da capogiro. Purtroppo non si arrestano anno per anno le chiusure di fabbriche, i licenziamenti, le mobilità, diminuiscono sempre di più le assunzioni e sempre più con rapporti di lavoro precario, compreso l'ultimo contratto a tutele crescenti in questo Jobs Act. C'è più gente quest'anno a Nocera, piazza storica del primo maggio, non solo in Campania, luogo simbolo di mille lotte, mentre la banda suona la vecchia e nostalgica bandiera rossa, si fa il punto di un malessere crescente. Ma finché c'è anche un poco di lavoro, noi faremo sempre la festa del lavoro, perché dobbiamo dare fiducia e entusiasmo a coloro i quali, pur vivendo con grande disagio questi momenti, credono ancora nella possibilità, prima dell'uomo e poi della politica, che si possano creare le giuste sinergie per ridare fiducia e speranza per il futuro. Insieme CGIL, CISL e UIL, insieme ai lavoratori che sfilano in silenzio, ci sono tutte le categorie dall'edilizia ai pensionati. Ci sono anche le proposte, le cose che chi amministra potrebbe fare per creare sviluppo e lavoro. Non possiamo solo piangerci addosso, ma dobbiamo guardare con speranza al futuro. Un richiamo forte deve venire alle istituzioni. Noi abbiamo situazioni paradossali in provincia di Salerno come quella dell'aeroporto. Potremmo creare 1.000 posti di lavoro se solo diventasse funzionante, invece sta là, langue, tra l'indifferenza di tutti.